in collaborazione con Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati in zona mista. C'è poco da stare allegri guardando quello che è il rendimento della Salernitana, non tanto dal punto di vista del gioco, perché insomma è oggettivo il miglioramento della squadra nelle ultime partite. Il problema è che a questo punto della stagione, con questa situazione di classifica, il fatto che la squadra stia anche sciorinando un calcio piacevole non basta, non può bastare, perché la classifica è precaria. Bisogna fare punti, semmai anche giocando male, ma portando a casa punti pesanti per la salvezza. È quello che non sta avvenendo nel nuovo corso tecnico, nel corso Menichini. Una sola vittoria, molti pareggi, due sconfitte pesanti, una pesantissima nella dinamica e nel risultato a Terni, la seconda assolutamente devastante dal punto di vista psicologico, chiaramente storia di ieri, cronaca, ovvero la sconfitta casalinga contro il Lanciano nella partita, nel turno di campionato che poteva realmente, almeno questo era l'auspicio di tutti, segnare un cambio di passo da parte della squadra granata, che era reduce dall'importante affermazione di Cesena. Tutti quanti insomma immaginavano, noi per primi, che la partita contro il Lanciano potesse rappresentare per la Salernitana il trampolino di lancio verso la conquista della salvezza, invece il tonfo clamoroso. Ovvio, i risultati, la classifica danno ancora speranze alla squadra granata, mancano 11 partite, sono tante, 6 in casa, 5 fuori, e la zona salvezza non è poi così lontana, però certi errori, quelli che abbiamo in qualche modo visto e commentato contro il Lanciano, non dovranno più ripetersi, anche perché il tempo comincia a stringere. Parleremo di questi argomenti partendo ovviamente dalla partita di sabato alla Recchi contro il Lanciano, con i nostri ospiti in studio, Alberto Pacifico, buonasera Alberto, buonasera. E Mauro Mazzarella di solosalerno.it, dall'altra parte della studio si ricompone il tandem Marotta-Grisi, buonasera ad entrambi. Allora, buonasera. Io insomma, buonasera, riprendendo una vecchia tradizione, partirei subito con Massimo, proprio per insomma avere da te il polso della situazione. Delusione, amarezza, rabbia, insomma faccio fatica ad individuare l'aggettivo giusto, il sostantivo giusto. Un per... po' tutto, ma forse in assoluto la cosa che fa più rabbia è la grossa occasione persa, perché con una vittoria che era larghissimamente alla nostra portata, se ben chiaro, ci saremmo messi in una condizione di classifica davvero, davvero ottimale per quanto riguarda le ultime, ovviamente, gli ultimi mesi. Avremmo, diciamo, riagganciato la zona di una promozione diretta, o quantomeno di una salvezza diretta, magari. È stato un lapsus di amore, diciamo. E quindi ci saremmo trovati in una condizione invidiabile per quanto riguarda la zona bassa della classifica. Purtroppo questa partita è andata in maniera particolarmente storta, perché abbiamo avuto tante di quelle occasioni che non abbiamo sfruttato. Purtroppo non sfruttare le occasioni che ti capitano comunque è una forma di demerito, non è una forma, certo, assolutamente non di può merito. Essere una giustificazione. Il Lanciano ha fatto una partita cinica, ha aspettato noi che ci sfogassimo, è stato iperfortunato nel non subire gol, e poi dopo le sue occasioni invece che ha avuto, le ha capitalizzate al 100%, e quindi ha vinto una partita per loro fondamentale, anche perché credo che dovranno avere un'altra penalizzazione, quindi per loro fondamentale. Noi abbiamo perso effettivamente una grossa occasione. Il gioco, Marcello, è stato un buon gioco, cioè la partita, la Setana non ha giocato male, però questo non so se è un ulteriore elemento di rabbia oppure di consolazione. Siccome noi vogliamo crederci, ci crediamo fino all'ultimo, prendiamola come la cosa positiva in una giornata negativa, cioè la voglia di, e la possibilità, se non altro logica, di poter agganciare altre squadre e quindi poter fare risultati utili nel prossimo
prosegue Marcello, però è evidente che veramente è stata l'ultima defianza che ci potevamo permettere. Da oggi in poi non è permesso nessun errore. Alberto, qual è lo stato d'animo che ti ha pervaso, no? Mi raccontavi insomma di un sabato agitato trascorso sulle gradinate dello Stato Vecchio, anche sì, ma... in qualche modo disturbato da una cappa di negatività che accompagnava. Sì, quello poi noi salernitani ci segnaliamo, voglio dire, quando siamo in difficoltà. Io ormai sono 60 anni che bazzico, voglio dire, le scale dello stadio salernitano, e non si perde mai l'abitudine, voglio dire, di dare un poco addosso, invece che aiutare si diventa ipercritici, e questo non va bene. È chiaro che l'amarezza mi ha pervaso, perché era una partita che si poteva tranquillamente vincere, una partita, come diceva Massimo, alla nostra portata, e che abbiamo sprecato un'occasione veramente, io non direi unica, perché ci saranno altre occasioni. Speriamo. Perché ci dobbiamo credere. Noi, diciamo, nelle annate passate ci siamo trovati qualche volta in analoghe situazioni e ne siamo venuti fuori, e penso, voglio dire, che con l'aiuto di tutti possiamo fare il miracolo anche quest'anno. Non dimentichiamoci che abbiamo ancora parecchi giorni da giocarci, abbiamo degli scontri diretti, certo, casalinghi, che però chiaramente dovranno avere un esito diverso da quello che è stato quello di sabato. Intanto però lo chiedo a Mauro Mazzella ed Eugenio Marotta, prendo atto del fatto che il filmato fornitoci dalla Lega di B non rende giustizia alla Salernitana, perché all'appello mancano almeno due o tre grossissime palle gol costruite dalla Salernitana nei primi 45 minuti, però sapete già come funziona, questo è il filmato e questo possiamo mettere in onda, non possiamo in qualche modo ricercare altri episodi se non quelli contemplati dall'ufficio stampa della Lega, che è quella che cura poi le sintesi. Però dico che dalle immagini insomma non si evince quella che è stata proprio la grande opportunità sciupata alla sanità. Detto ciò, perché in tanti ci hanno chiesto delucidazioni in merito, quindi abbiamo spiegato anche questo arcano, chiedo a Mazzella e Marotta di andare un po' oltre quello che è il sentimento, no? Che in qualche modo Massimo ed Alberto hanno esaurientemente esternato. Facevo una considerazione: la cura Menichini, se da un punto di vista proprio squisitamente tattico e anche di qualità del gioco, ha dato i suoi effetti. Sicuramente questa è una squadra che gioca meglio rispetto a un po' di tempo fa. Dal punto di vista dei risultati non mi pare si possa dire la stessa cosa. Perché? Assolutamente no, di certo non era quello il gioco, quello che serviva a questa squadra, ma servivano i punti per tirarsi fuori dalla bassa classifica, e finora ne sono arrivati troppo pochi. La media è assolutamente da retrocessione. Io prenderei in prestito una frase che ha detto l'allenatore della Roma, Luciano Spalletti, dopo la partita di Madrid, in cui la Roma comunque giocò bene, sprecò tante occasioni. Ha detto: io non voglio sentir parlare di complimenti, perché abbiamo preso due gol all'andata, due gol al ritorno e andiamo a casa e siamo eliminati. E la stessa cosa, credo, il discorso del piccolo della Salernitana andrebbe mutuato, perché qui il bel gioco sinceramente ce ne può fregare di meno, servono i punti e stanno latitando. Io sono d'accordo con Alberto quando dice che ci sono ancora diversi giochi, ma sono altrettanto preoccupato, perché questa squadra ha dimostrato ancora una volta, quando ha l'obbligo di dover fare risultato a tutti i costi, quando la pressione di dover portare a casa i tre punti viene clamorosamente meno. Viceversa, nelle ultime partite, quando invece questa pressione era più sugli avversari, quindi si è giocato con avversari più blasonati, che potessero essere Crotone, Pescara o Cesena, dal punto di vista psicologico la squadra è sembrata un po' più sollevata, un po' più sgravata. Quindi da questo punto di vista anche il fatto di avere tanti scontri diretti in casa di certo non mi fa dormire sonni tranquilli, anche perché l'occasione che si è gettata al vento sabato, io davvero non mi capacito ancora, soprattutto vedendo la classifica, perché con tre punti in più la Salernitana sarebbe stata addirittura quinta. Ma io vado oltre, considerando l'andamento della giornata, anche il punto forse sarebbe servito. Speriamo che alla fine della giostra non debba, anche perché sei in svantaggio, esatto, con una diretta concorrente come facciamo adesso la classifica. Sì. Infatti è insomma una sconfitta che vale doppio. Prima di ascoltare Eugenio Marotta, però vorrei dare la mia regia per ascoltare questo servizio preparato peraltro proprio da Eugenio, già andato in onda nel corso del telegiornale, perché
sintetizza un po' quelle che sono in questo momento le criticità evidenziate dal nuovo corso Menichini. Vediamo il servizio. Gli alibi sono dei perdenti, la volontà dei vincenti. La Salernitana deve partire da questo assunto per rialzare la testa dopo la batosta di Lanciano. Il tempo c'è, ma stringe. Guai ad abbassare la guardia. Guai a piangere sul latte versato con l'Inlanciano alla Rechi solo per dire dell'ultimo passo falso. Mancano 11 partite alla fine della stagione, con 33 punti ancora a disposizione e la trasferta insidiosa di Perugia all'orizzonte. Tutti devono fare quadrato per l'obiettivo comune che è la salvezza, a partire dallo staff tecnico, passando per la società, i giocatori e l'ambiente. Partiamo da Menichini. Il cambio alla guida tecnica fin qui ha dato una scossa soltanto parziale. La squadra, rinforzata dagli innesti di gennaio e dal rientro di qualche infortunato, è apparsa più quadrata e ben messa in campo. I numeri però restano scadenti. Con Menichini in panchina infatti si viaggia comunque alla media di un punto a partita. Sia ben chiaro, la Salernitana ha avuto un calendario difficile, ha affrontato squadre di vertice strappando punti, salvo poi scivolare in malo modo con Ternana e Lanciano. Incidenti di percorso, brusche frenate che possono fare male, ma c'è qualcosa di peggio che probabilmente non andrebbe assolutamente fatto. Non è possibile infatti che ad ogni passo falso, ad ogni sconfitta, si tiri in ballo spontanea tecnica, l'alibi della situazione ereditata, del mercato di riparazione a cui non si è preso parte ed altro ancora. Menichini lo ha fatto appena è risalito sulla tolda della nave, lo ha ripetuto dopo i quattro ceffoni di Terni ed il suo vice Bonatti gli ha fatto eco nell'immediato dopo partita di Lanciano, giusto per dare voce al suo capo che l'aveva persa la voce in campo. Così non va, questo è un esercizio pericoloso che non serve a nessuno. Il tecnico e il suo staff, quando hanno accettato l'incarico, conoscevano fin troppo bene la situazione, anche perché i numeri, dopo il ribaltone, al netto delle avversarie del valore affrontate, sono comunque preoccupanti. Menichini ha detto di concentrarsi sulla difesa, ma la squadra continua a prendere gol, 14 sotto la sua gestione, segnandone appena 9. In 7 partite con l'allenatore di Ponsacco in panchina sono arrivati 7 punti. La media è presso fatta, uno a partita che non servirebbe a conquistare la salvezza, urge uno scatto, un'accelerazione, un'inversione di tendenza che possono arrivare facendo quadrato e abbiurando ogni alibi. Si è anche detto poi che l'ambiente aveva caricato eccessivamente la squadra dopo la vittoria di Cesena e che questo si è poi rivelato deleterio. Occhio anche in questo caso. La tifoseria ha sì atteso la squadra alla stazione di rientro da Cesena, ma buona parte dei cori intonati inneggiavano comunque ad un eloquente «meritiamo di più». L'unico striscione recitava poi «conquistiamola». Nulla di trionfalistico, insomma, per un successo comunque importante che i tifosi chiedevano solo come trampolino di lancio per il futuro. Nulla è perduto, sia ben chiaro. A questo punto sarà obbligatorio provare ad uscire indenni dal Curi di Perugia. Menichini recupera Zito, che ha scontato il turno di squalifica, e potrà eventualmente riproporre un 4-4-2 molto più equilibrato di quello visto con il Lanciano alla Rechi. Allora, Giorgio, cosa possiamo aggiungere rispetto a quello che in qualche modo hai già raccontato nel servizio? Ovvio che Menichini non può scollarsi dosso le responsabilità, insomma, ma sarebbe anche puerile farlo. Qualche tentativo in verità è stato fatto sia dal tecnico che dal suo vice, però insomma lascia il tempo che trova, poi c'è un dato di fatto, c'è una considerazione. Assolutamente, credo la cosa poco felice è il fatto che venga sistematicamente fatto ad ogni passo falso. Mi auguro che non si faccia più, perché significa che non ci saranno più passi falsi. E per parafrasare Mauro, mi auguro che la parafrasi di Spalletti non possa essere usata, perché Spalletti ha parlato a libro chiuso. Io mi auguro che non si possa parlare a libro chiuso. Tutto questo per dire che cosa? L'augurio più forte è che questa non sia la stagione dei rimorsi, dei rimpianti, del poteva essere e non è stato. Fino a questo momento è così. Ecco, è perciò. Però ne mancano 11 al termine. Però sulla carta i numeri ci sono. Ora credo che l'aspetto più importante, e sembra un paradosso o sembra una parola inflazionata, è l'aspetto mentale. Cioè, i numeri ci sono, le possibilità, i jolly, per usare la parola che ha dato Alberto, ci sono, però tu devi arrivare a pescare il jolly in una condizione in cui puoi ancora giocare, in cui stai ancora giocando, in cui sei ancora all'attivo. Non puoi permetterti fra 3 partite, certo, di avere incamerato poco o nulla, altrimenti mentalmente la squadra viene meno. Io
scusatemi, vado controcorrente, si parla di bel gioco, ha detto bene Mauro, hai voglia a vedere, qua di bel gioco, noi parliamo di bel gioco rispetto a nulla, a quello che non c'era, ma io francamente di bel gioco onestamente non ne ho visto. Ho visto una squadra meglio messa in campo, ho visto una squadra, ma di quel gioco non ne ho visto, non ne avrei voluto vedere. Il punto è un altro, il punto è che questa squadra ha paura, lo si vede quando si prende il gol, il primo gol dell'Entella, Marcello, lo si vede quando senti che non stai per cioè tu quel gol lì è la fotografia di una squadra che ha paura sotto la tua curva. Cioè non riuscivi a buttare il pallone fuori, però, cosa però, voglio dire, l'aspetto mentale, è che avevi avuto un bonus a Cesena che aveva azzerato e forse ti aveva permesso di ripartire, non lo hai sfruttato. Ora è tutto, non pregiudicato, ma è tutto tornato ad essere come se avessi pareggiato con l'Entella sul piano mentale, perché devi andare a Perugia che in questo momento sta giocando a Cagliari, sulla carta per il Perugia non sarà una partita facile, certamente sulla carta è una partita molto più facile quella con la Salernitana, sei costretto a provare ad uscire indenne dal Curi, hai i numeri per farlo, ma ci devi stare mentalmente, psicologicamente. Allora, è chiaro che i benefici, se vogliamo, no, della vittoria insperata, raccolta a Cesena, sono stati di fatto vanificati dalla sconfitta casalinga con Lanciano. Però c'è anche da dire, chiedo a Alberto, insomma, quando Eugenio dice la paura, però è un dato di fatto la paura, è una squadra penultima in classifica, è normale che viva tensioni e pulsioni. Che la paura che dice Eugenio, che purtroppo si vince, cioè è visibile, lui su questo c'ha sacrosantamente ragione, ma la paura dovrebbe averla anche il Lanciano, anche il Vicenza, anche le altre squadre, cioè qua sembra che noi siamo l'unica squadra a cui debbano essere concessi tutti gli alibi di questo mondo, siamo in una condizione deficitaria come sono tante altre squadre, però il Lanciano penso che dovesse avere più paura di noi perché veniva a giocare fuori casa, veniva a giocare contro una squadra che doveva essere altamente motivata e che secondo me di bonus ne aveva due, perché uno l'aveva preso a Cesena e uno ce l'aveva immediato di potersi giocare una, forse per la prima volta con le proprie armi, con la propria, cioè, dipendeva da lei vincere con il Lanciano e quindi riproporsi in maniera prepotente nella lotta per la salvezza. Quindi è un bonus che abbiamo sprecato in casa, abbiamo sprecato noi, ma la paura, voglio dire, sono tutti calciatori professionisti, sono tutti calciatori di una certa però Marcello, ma la paura ce l'hanno tutti. Lo so, però non è che ce l'abbiamo noi e il Lanciano no, il Vicenza, il Modena, tutti hanno paura, però tutti c'è una corrente di pensiero che è sicuramente minoritaria, Alberto, no? Che dice questo, cioè, la Salernitana per come è strutturata è una squadra che non ha grande personalità, non ha molti giocatori di personalità e chiaramente pressata da questa necessità di dover fare risultato, per di più pressata in casa da un pubblico che si fa sentire, che anche sabato insomma ha gremito in numero consistente, le gradinate erano 12.000 spettatori, invece che trarre positività da questo aspetto rimane inevitabilmente schiacciato, perché c'è un vizio d'origine, ma tutte queste condizioni, cioè in pratica determinano quello che giustamente dice, questa squadra è condizionata mentalmente, non c'è niente da fare. La paura, signori cari, nel calcio esiste, tu dici il Lanciano pure aveva paura, è venuto qua, aveva paura, noi gliel'abbiamo regalato su un piatto d'argento la vittoria, non scherziamo, avevano paura, hanno dimostrato che avevano paura. Il Vicenza, che è una buona squadra, una buona media squadra, ha paura, perde con il Trapani. Il Livorno, che è una buona squadra, sicuramente ha un buon organico, non riesce a vincere una partita. La paura nel calcio, la condizione mentale è fondamentale, addirittura probabilmente più del fatto tecnico, questa è la verità. Quindi bisogna giustificare sempre tutto? No, io non giustifico, per carità, voglio dire, anche le altre hanno paura, ma di fatti ha dimostrato che stanno insieme a noi in fondo alla classifica. Ma la chiave di lettura, scusatemi, quelle due tre punti sono, non è che... Salernitana nel Lanciano nel match della Rechi ha ragione tutta la vita Alberto quando dice aveva paura anche il Lanciano, ma la chiave di lettura è stata un'altra, è che il Lanciano aveva paura, la Salernitana gli ha dato coraggio quando ha sbagliato,
quando ha esaltato Cragno una, due volte, tre volte il palo. Allora il giocatore, che era venuto con timore reverenziale perché nel primo tempo non c'era stata partita, ha detto: vuoi vedere che oggi è la giornata nostra? E dall'altra parte è una coperta corta, signori, e dall'altra parte invece c'è l'aspetto, il contraccolpo psicologico dei giocatori che dicono: sponda granata, vuoi vedere che è una giornata storta e che non entra? Però, scusatemi, resta un fatto: noi abbiamo sempre criticato, Marcello, una squadra con una carta d'identità alta, va bene la paura, però una cosa può avere la carta d'identità più alta: l'esperienza. Allora, Mauro, intanto questo messaggio di Antonio: la squadra gioca senza quella cattiveria agonistica. Io su questo non mi sento d'accordo, perché prima la squadra era così, prima era così, adesso la squadra ha una cifra di qualità agonistica, il problema è che non basta questa. Comunque, forse dice, non completamente, ma anche in alcuni senza il sangue negli occhi, dice. Se vi ricordate il primo anno di Varrella, che sostituì Colomba, prese la squadra che stava messa male, oltre ad essere tecnicamente meno forte di questa che abbiamo oggi. Non sono d'accordo, ecco, su questo veramente non sono d'accordo, ma una cosa giocava a loro favore: erano prima degli uni e poi dei calciatori, e questo è vero, cioè, perché probabilmente la differenza tra quella squadra, se vogliamo fare il parallelo, ecco, con quell'altra Salernitana che si salvò anche tra mille difficoltà in quella stagione, probabilmente la differenza sostanziale è proprio questa che hai appena enumerato. A parte che non era più scarsa dal punto di vista tecnico, ma non scherziamo, però, perché cioè, lì in prima linea avevi giocatori come Artistico, Pisano, insomma, cioè, qualcosa in più rispetto a Coda e Donnarumma, solo per fare qualche nome. Però c'è anche da dire un'altra cosa: sì, c'era Artistico. Con Varrella? Certo, c'era Artistico e Pisano. Sì. Pisano andò via. Ma a gennaio, però. Cioè, andava via a metà stagione. Masinga dell'anno, Turisco. Insomma, era una squadra che aveva un suo perché. Però dico che probabilmente quella era una squadra, ecco, con gli attributi. E questa mi pare, tranne pochissime eccezioni. Manca un leader, Marcello. Basta vedere a chi è andato a finire la fascia di capitano. Non me ne voglio il povero Franco, ma di certo non può essere lui il leader di questa squadra. Manca qualcuno che prenda per mano anche i compagni più giovani. Io ho visto, per rispondere a quanto diceva anche l'amico che ci ha scritto da casa, ho visto anche un pizzico di presunzione in taluni calciatori che sono scesi in campo sabato. Probabilmente qualcuno ancora non ha capito che qui si gioca in una squadra che è penultima in Serie B, forse crede di stare ancora alla Lazio o comunque di squadre di alta cifra, di alta categoria. Qua c'è da lottare su ogni pallone, c'è da essere anche concreti, i veziosismi, i colpi di tacco, le giocate sopraffine, magari sarebbe meglio posticiparle ad altre circostanze, ad altre situazioni, non sono certamente adatte al contesto che sta vivendo la Salernitana. Per quanto riguarda il discorso sul carattere, io non sono d'accordo, perché questa è una squadra che si scioglie come neve al sole alle prime difficoltà. Ecco, io non volevo intervenire su questo argomento, però mi si state strappando, mi verrebbe da dire per i capelli, ma mi rendo conto che è una battuta. Il problema è che, al di là delle frasi di circostanza, insomma, il carattere, la maglia, Mauro, ma tu lo sai benissimo, il problema è anche un altro, ed è terribile. Ovviamente adesso io calamiterò le invettive. Già so dove vuoi arrivare. Il problema è contrattuale. Il problema è che questa squadra, allora, mi dovete, devo sfilare la cosiddetta, secondo me, questa è una mia opinione, mi assumo le responsabilità, secondo me questa squadra, laddove manca, cioè queste cose che diciamo, usiamo queste escamotage, manca perché non è il Franco della situazione, o non è l'egoismo di cui io da un mese e mezzo sto parlando. Il problema è un altro, è che questa squadra non ha contratti, non ha giocatori, che ha giocato molti giocatori, ha elementi che l'anno prossimo già sanno che andranno altrove, già sanno che tornano per fine prestito da un'altra parte, già allora che cosa comporta questo? Proprio perché giocano in una squadra che è penultima in classifica e che con un piede e mezzo rischia di essere nel baratro, ognuno si usa a dire, ognuno si guarda il suo, l'attaccante prova a fare quanti più gol è possibile perché con x gol invece che x meno 5 ha la possibilità di strappare un ingaggio l'anno prossimo più alto, che sia un prestito, che sia un nuovo contratto. Però io sono in parte d'accordo con la Gianna Marotta, perché questa è sarebbe un'analisi da sviluppare. Con il Donnarumma però sono sotto contratto. Sono sotto contratto, è vero, però sanno bene che, insomma, se retrocedi, il loro peso, Mauro, se retrocedi?
con le Donnarumma restano a Salerno? Assolutamente no. Il loro peso dipenderà dal numero di gol che riusciranno questo a realizzare. Questo quindi è Parigi. La cifra di egoismo c'è. Ma anche per l'ingaggio, però dico anche altro, e questo sottopongo l'argomento per completare il discorso molto crudo fatto da Gianni Marotta. Anche il Lanciano, no? Proprio per rimanere in tema, la squadra che abbiamo appena affrontato, ha diversi giocatori in prestito, perché Vitale, che abbiamo ammirato, classe 97, è un giocatore in prestito dalla Juventus. Di Francesco è un giocatore in prestito. No, Di Francesco è di proprietà del Lanciano. Non è del Pescara. Di Francesco è di proprietà del Lanciano. Di proprietà del Lanciano. E Bonazzoli, scusa. Bonazzoli, che non è entrato, altro talento. Però ha fatto una squadra, soprattutto. Il problema è che probabilmente lì c'è, Alberto, e questo io lo avverto, che manca in questo momento a Salerno. C'è una coesione tra società, staff tecnico e poi giocatori che io purtroppo non riscontro a Salerno. Vedo troppe entità distanti l'una dall'altra, una proprietà, una dirigenza, una squadra. È come se ognuno in questa vicenda tentasse di salvare se stesso e non pensa invece che ci sarebbe da salvare tutti e tutto. Marcello, questo è poi un discorso che noi dovremmo rifare, anzi l'abbiamo fatto già da noi. Stiamo analizzando un po'. E quindi lo dobbiamo sempre rifare, che ci sia un'impostazione cervellotica, sbagliata, è sotto gli occhi di tutti, insomma, voglio dire, ma adesso non è il momento di tirare fuori questi argomenti. Si potrebbe però un po' invertire il trend, cioè vedere una proprietà più presente. In questo momento noi dobbiamo cercare di fare quadrato intorno a quello che ci sta, a quello che scelleratamente hanno costruito, anche intorno a una scelleratezza si deve far quadrato, per cercare di tirare fuori, per non vanificare onestamente, voglio dire, tanti sacrifici che ha fatto la stessa dirigenza, voglio dire, negli anni passati, qualche investimento, quest'anno si è toppato alla grande, l'abbiamo detto dal primo giorno, voglio dire, la prima settimana, incominciato dall'allenatore, non perché sia un cattivo allenatore, per carità, ma perché gli hanno costruito una squadra sbagliata, l'abbiamo sempre detto. Certo. Torrente ha pagato responsabilità che non erano sue, o meglio, ha pagato, come dire, la sete di tornare per forza nell'agone calcistico. Eccessivo aziendalismo. Lui doveva tornare sulla scena e si è accontentato di andare anche contro le proprie idee, quella è la verità. E ha creato un doppio danno. Se l'è creato lui e l'ha creato alla tifoseria salernitana. Ma questa è la verità. Un allenatore che alza la mano in casa. Questa è l'impostazione sbagliata. Però adesso, sotto gli occhi di tutti questo, noi abbiamo la presunzione di sapere valutare tutte queste cose, però queste cose poi bisogna, ce le diremo, ecco, quando a salvezza. E si riesce raggiunto. Massimo in questa fase a discernere la rabbia, per esempio c'è stata sabato al termine della partita una contestazione, niente rispetto a quello che ricordo io, insomma, nei confronti di Notito, l'ha presa male. I discorsi ovviamente sono tutti quanti separabili, nel senso che noi in questo momento qual è l'obiettivo che ci poniamo? L'obiettivo che ci poniamo è la salvezza, quantomeno la salvezza, sperando di tramite play-out, comunque la salvezza, come arriva la salvezza. Questo è un auspicio, è un augurio, è il cuore che ci dice questo, ci compattiamo, facciamo tutto quello che vogliamo, nonostante che però Alberto ci combattiamo e andiamo in 12.000 con il Lanciano, poi perdi lo stesso, quindi il pubblico aiuta, ma non è che butta la palla dentro oppure fa parare il portiere avversario. Poi se vogliamo parlare di responsabilità, ma le responsabilità cominciano il giorno della promozione in Serie B e finiscono fra 5 minuti e finiranno a giugno, perché se vogliamo neanche Benichini probabilmente era un allenatore che tu dovevi prendere per cercare di salvare il tutto, continua dopo 6 giornate, la media punti è peggiore di quella di Torrente, che ha fatto male, Menichini ha un credo che suo, sia la stessa, no, leggermente inferiore, ha questo suo discorso, io non l'avevo neanche sentito l'intervista del vice a dire, ma
cari miei, perché siete venuti? C'ha ragione Eugenio, se tu hai delle remore oppure non hai fatto questo, hai ragione, nessuno dice che non hai ragione, le però fatti da parte, cioè dici di no, rinuncia a questi benedetti soldi che ti devono dare, e tu società, se alla fine io devo retrocedere, non voglia mai Dio, per 30-40 mila euro che ho risparmiato su Menichini, ma io poi dopo come faccio a non contestare? Cioè è inevitabile che non... Cioè la contestazione, Marcello, non la stiamo facendo, se la stanno chiamando, cioè la cercano, la vogliono, perché qua non ci sta una cosa che va bene, cioè che non è che va bene una, però sono andate male tutte le cose quest'anno, e questo è un discorso solidario che abbiamo fatto tante volte e che probabilmente in questo momento è poco non logico farlo, perché bisogna sempre tenere l'attenzione, bisogna sempre dirlo, però in questo momento è poco opportuno farlo perché dobbiamo cercare di salvarci, ok, ma non siamo io, Alberto, Eugenio e Mauro e te che salviamo la Salernitana. A questo punto, se serve anche l'ennesimo cambio di allenatore, venga l'ennesimo cambio di allenatore, se serve una persona che abbia più polso, venga. Cioè io non vorrei che noi abbiamo scelto Menichini solo perché era contrattualizzato e che per 30-40 mila euro che abbiamo risparmiato su Menichini sicuramente così, Massimo, procedere. Io ho capito, non ho la tua certezza, però è chiaro che la penso perché questa incrollabile certezza, ma è così, vale. è così perché i fatti dicono questa, ha ragione assolutamente così, anche perché cioè, Menichini è tornato pur sapendo che comunque c'erano anime diverse insieme alla società con cui non correva buon sangue, quindi c'era una situazione anche che lui in fondo ha accettato, lui ha accettato per non perdere i soldi del contratto, accettato di ritornare lì dove c'era Fabiani, accettato di ritornare dopo che il mercato era chiuso senza poter incidere. Ma oltretutto cambiare allenatore il giorno dopo che si è chiuso il calciomercato, io credo che sia un qualcosa che nella storia del calcio non ha mai avuto. Stanno cambiando ancora gli allenatori, no? Sì, però non un giorno dopo. E comunque la possibilità torniamo a bomba, al concetto folle degli alibi. Con una manovra del genere, adesso io penso, spero, anche perché non abbiamo grosse alternative, questa è la situazione, bisognerà provare a tirare il meglio da quello che c'è, ma guai a doverci, non è il nostro costume, a doverci tappare la bocca o tappare il nostro pensiero, Marcello. Il punto è che qui, con un'operazione sola, si è permesso a tutti di avere degli alibi, a tutti, nessuno escluso. Menichini si è insediato e ha detto: io ho l'alibi, se mi salvo sono un fenomeno, se retrocedete, come il famoso avvocato, qua abbiamo vinto e qua hai perso, se retrocedete non è colpa mia perché non ho fatto il mercato. Alla società, al direttore Fabiani, che era riconosciuta la frizione tra i due, domani che contestiamo se Menichini ha messo bene la squadra o non ha messo bene la squadra, domani Fabiani potrà dire: ma io Menichini certamente non l'avrei voluto prendere. Alberto, sto dicendo alla squadra, Menichini non l'avrei voluto, avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni. No, ma è chiaro che non te lo dirà mai. Io sto dicendo che serpeggia un concetto di alibi che non va bene. È la forma mentis del perdente, e questo non è permesso, questo non è possibile. Poi possiamo anche retrocedere, ma la cosa grave è che tu non puoi creare alibi. Anno che si creano alibi, gli infortuni, gli arbitri, gli infortuni ci sono. Ma gli infortuni ci sono stati, appunto, proprio perché è un non è un alibi quello può essere quando una io cosa. Dico quando io prima vorrei poi chiudere questo capitolo per guardare anche una prospettiva un po' insomma più rosea, se ci sono le condizioni per poterlo fare, quando dicevo che in questa fase dove occorrerebbe tantissima coesione e unità di intenti, noto uno scollamento delle varie e delle diverse componenti, perché ognuno tende a tutelare il proprio orticello, perché giustamente Menichini dice: la squadra l'ho fatta io, Fabiano dice: io non avrei mai portato Menichini, Lotito dice: mi avevate chiesto di cambiare Lotito, di cambiare Torrente e l'ho cambiato, i giocatori dicono: che ci possiamo fare, ci alleniamo male, qualcuno che è andato via, allora siccome vedo troppa divisione sotto questo aspetto, io mi preoccupo, a differenza per esempio del Lanciano, che mi dà l'idea, ecco, di essere un gruppo coeso, a cominciare dal presidente che insomma vorrebbe anche lasciare Lanciano, ma al momento resta attaccato, e per finire all'ultimo giocatore del gruppo. Allora, ancora qualche messaggio da casa, leggo più di un articolo in cui si dice che la classifica sta aspettando la Salernitana, ma per una squadra che non vince in casa dalla notte dei tempi
5 punti da recuperare, ovvero praticamente 2 partite ad 11 dalla fine, sono pochi. Per me ci sono spiragli solo per i play-out, realisticamente parlando. Questo è un argomento che però vorrei congelare perché lo affronteremo tra pochissimo. Poi ancora dice, vorrei delucidazioni, Pasquale, su un tormentone che sta impazzando sui social. È vero che Lotito ha già venduto la Serenità nel Lega Pro? Io non ci credo, ma adesso sono molte le persone che cominciano a dirlo. Grazie in anticipo, forza Serenità, eccetera, eccetera. Anche queste voci, per esempio, non aiutano, vero Alberto? Insomma, tu che hai lunga militanza, lunga esperienza, in un momento come questo, insomma, è vero che Lotito non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, che c'è molta fantasia, però ma è... la voce... Anche questo non pare proprio un elemento... Le voci corrono, perciò quando io dicevo... Qual è l'interesse, se ricordate, qual è l'interesse, l'hai detto un mese fa, che ha spinto Lotito ad arrivare a Salerno e a rilevare? E ce l'ha ancora questo interesse, dicevamo. È ancora vivo questo interesse a rimanere a Salerno? È chiaro che... Ma vi ha risposto? Ma vi ha risposto? Ci ha risposto come? Vi ha risposto, mi sono distratto. No, ti sei solo dati, non esatto. Ed era chiaro, perché tutti pensavano inizialmente, Lotito è un grande comunicatore. Quella risposta non era riferita alla tifoseria, l'abbiamo snocciolata. Ha detto che non ha avuto lì. Esatto. Ha detto io che cosa ha avuto. E non si riferiva questa volta alla tifoseria. Ma quando io ho parlato... L'hai fatto con sé, lui l'aveva già resa. Era quindi, proprio questo. Quindi io quello parlo a suocere, perché nuora intenda, chiaramente. Certamente. È logico, no, questo? E allora... si possono avvalorare anche queste voci che lui stia facendo, Mauro, tu che stia disfacendo, voglio dire, il gomitolo della matassa, tu che sei molto social, però attenzione, in malaugurata ipotesi di retrocessione, io non credo che Lotito abbia vita facile. È il valore della società in Serie B un altro, in Lega Pro, con contratti pluriennali onerosissimi da onorare, i vari Moro, Coda, gente Zito. Anche Zito, ultra trentenne, quindi anche Sciaudone, Ma Sciaudone ma questa è gente che il calcio lo fa per deve sempre rispettare lo Spezia. Se lo Spezia va in A, non lo riscatta. No, se lo Spezia va in A il riscatto è obbligatorio. Se non dovessi andare in A c'è un accordo tacito ma tra non le si spaventano di fronte a queste cose, perché questa gente che lo fa per professione sanno come muovere le pedine, sanno come muovere, come battere i tasti, è chiaro, no? Non è il Lombardi, con tutto il rispetto della situazione, è chiaro, questa è la discussione. E allora questo che la piglia in C, che la dà in B, il contratto o non contratto, non è un problema. Ma io dicevo, questa voce sui social... È una voce abbastanza insistente, ovviamente, si sa anche uno dei diretti protagonisti, dovrebbe essere Giovanni Bombardi, presidente della Casertana, del Benevento, non so di quante squadre, forse vuole fare anche il Tris insieme ad altri imprenditori. Almeno questa è una voce che ovviamente non ha trovato conferma né da una parte né dall'altra, l'abbiamo semplicemente registrata come appunto voce di corridoio, anche perché i rapporti tra Lotito e Lombardi sono molto stretti. Lo stesso Lombardi in passato aveva provato ad acquistare la Salernitana anche in concorrenza con Claudio Lotito, quindi non sarebbe certamente una novità l'interesse di Giovanni Lombardi per la Salernitana, però io credo che siano discorsi francamente futuribili e anche abbastanza fuori luogo visto il momento, perché c'è da salvare una categoria. Ripeto, un conto è eventualmente passare la mano in Serie B, dove giustamente anche Lotito potrebbe anche chiedere un indennizzo. In Lega Pro io credo che già sai se trova qualcuno disposto a prendersi, ad accollarsi i contratti e tutto il resto. Allora, ci fermiamo perché è giusto, insomma, dare voce, anche perché sono in tanti a chiederci delucidazioni su questo punto, però al di là di voci non possiamo dare, proprio non possiamo andare, perché appunto parliamo soltanto di voci che circolano con una certa insistenza da un po' di tempo, però manca effettivamente una conferma. Una conferma oggettiva, insomma, da parte o di Lotito o degli altri soggetti in qualche modo interessati alla vicenda. Però chiudiamola qui in questo momento, riprendendo un po' quello che è il discorso iniziale sviluppato proprio in trasmissione, cerchiamo di fare quadrato almeno la piazza, la tifoseria, le componenti salernitane per
tentare di insomma, salvare il salvabile e salvare soprattutto il campionato di Serie B e la permanenza in Serie B. Ne parleremo tra pochissimo, subito dopo alcuni comunicati commerciali. Seconda parte della trasmissione, cerchiamo di capire un po' cosa dovrà fare la Salernitana le prossime giornate per mantenere la categoria. Tutti quanti ci stiamo raccontando, lo abbiamo fatto anche nel corso della prima parte della trasmissione, calendario, 6 partite in casa, 5 fuori, molti scontri diretti in casa, tutto sommato classifica corta, cortissima, appena a 5 punti c'è la salvezza, neanche il play-out, pensate. Però c'è un dato inconfutabile, che ci sono le prossime 3 partite che daranno effettivamente la misura di quella che potrebbe essere poi la grande rimonta della Salernitana, perché le prossime 3 partite sono 3 partite sulla carta molto molto difficili. Vediamo questo servizio e poi ne discutiamo con i nostri ospiti in studio. È il classico interrogativo del giorno dopo, quello a cui è impossibile dare una risposta certa. La sconfitta di sabato contro il Lanciano e i risultati maturati sugli altri campi devono suonare come una beffa, un'occasione persa, oppure devono spingere la Salernitana a credere ancora e forse anche di più di prima della salvezza? Solo il campo e le restanti 11 giornate di campionato emetteranno una verità storica, consolidata e inappellabile. Di certo però ora la Salernitana non ha altra via che continuare a crederci per non avere rimpianti quando tutto sarà finito. La classifica è rimasta quasi inalterata dopo i risultati della 31esima giornata che sulla carta strizzava l'occhio ai Granata. Se avessero sfruttato il turno interno vincendo lo scontro diretto con Lanciano, Moro e compagni oggi sarebbero in perfetta linea di galleggiamento, col morale alto e una prospettiva sicuramente più rosea rispetto a quella che vedevano dopo il pari beffa con Lentella. Bicchiere mezzo vuoto allora? Certo, l'occasione che si profilava era davvero ghiotta, ma le sconfitte di Provercelli e Modena in trasferta, quelle in casa di Como, Ascoli e Vicenza, il pareggio del Livorno con Lentella e quello nello scontro diretto tra Ternana e Latina hanno lasciato quasi intatto lo stato delle cose. Dai 37 punti della Ternana ai 30 della Salernitana c'è un novero di squadre che non possono sentirsi al sicuro e che dovranno incrociare i guantoni tra di loro e per di più sostenere anche qualche testa coda con chi lotta per i playoff. Finisse oggi il campionato, Livorno e Provercelli disputerebbero i playout. Labronici e Piemontesi hanno 33 punti, appena 3 in più della Salernitana che affronterà in casa gli Amaranto e in trasferta i Bianconeri. Certo, fosse riuscita quantomeno a non soccombere in casa negli scontri diretti con la stessa Provercelli e con Lanciano, oggi la Salernitana sarebbe ancora di più in corsa. Ma nonostante le sconfitte subite e i tanti errori di una stagione sciagurata, questa squadra è ancora viva e in piena corsa. 11 gare, di cui 6 in casa, da giocare sono tante ed il tempo per risalire la china c'è. A patto di ricominciare a far punti e di buttarla dentro, ciò che in fondo è stato il grande peccato dei Granata sabato scorso. E allora ritorniamo di nuovo in studio, perché è chiaro che la Salernitana non può più permettersi passi falsi, come si sottolineava nel servizio. Calendario favorevole, diciamo, intanto le prossime 3 partite contro il Perugia, che peraltro, notizia proprio di questi minuti, sta vincendo 1-0 a Cagliari e quindi, insomma, dovesse agguantare questi 3 punti ritornerebbe addirittura in lotta per i playoff, cioè si avvicinerebbe alla zona playoff e questo renderebbe ancora più complicata e complessa la partita di sabato. E poi ancora il Bari, per poi a giocare a Novara. 3 partite, Perugia, Bari, Novara, che inevitabilmente, non so se Massimo e Alberto sono d'accordo, chiariranno poi il futuro di questa squadra, soprattutto ci faranno capire se le restanti 8 partite saranno veramente partite decisive. Cioè il futuro, il famoso incrocio di campionato, il famoso, insomma, gli scontri diretti casalinghi passano attraverso queste 3 partite contro 3 avversari di alto spessore rispetto alle altre. Il discorso è questo. Qualcuno dice meglio ovviamente giocare contro le grandi. Ovviamente è evidente che giocare con una squadra forte o giocare con una squadra meno forte fa differenza, però io credo che in questo momento noi siamo in una condizione di classifica con sole 11 giornate che rimangono alla fine del campionato, che non è che possiamo fare tantissimi ragionamenti, la squadra più forte o la squadra più debole. Dobbiamo cercare di andare a far punti ovunque, contro chiunque, e cercando, perché
è evidente che per salvarci non dobbiamo avere la media salvezza, dobbiamo avere un attimino qualcosa in più della media salvezza da in queste 11 partite, dovremmo avere una media playoff per poterci salvare, quindi che sia il Bari, che sia il Novara, che siano squadre più blasonate anche sulla carta più forte, purtroppo devi fare come abbiamo fatto a Cesena, andartela a giocare, cercare di strappare punti e di vincere anche qualche partita che non ti aspetti sulla carta, perché poi alla fine così maturerà, Marcello, così maturerà una promozione, perché poi parliamoci chiaro, bisogna anche un attimino, siamo tifosi, siamo irrazionali in quanto tifosi, però poi dopo un attimino ci stanno i numeri, ma se tu non vinci qualche partita in più, per quale motivo dovresti salvarti tu rispetto a un'altra squadra che invece questo l'ha fatto? È vero, però io dico, questa squadra, andiamo anche proprio sulla qualità tecnica, sulle scelte, insomma ragionando un po' più di calcio, ha le caratteristiche, le qualità, Alberto, per poter nelle prossime tre partite, che io reputo decisive, perché Perugia, Bari in casa e Novara daranno evidentemente la cifra di questa squadra, diranno se è possibile poi fare il famoso filotto finale, no? Un calendario più in discesa. Ma vedi, noi se dovessimo attenere alle ultime prestazioni che ha fatto la Salernitana, dovremmo quasi essere contenti di affrontare queste squadre, perché noi abbiamo fatto punti contro squadre blasonate, forti, contro Pescara, il Crotone, l'Entella, anche se in casa, tutte squadre forti, voglio dire, a Cesena abbiamo vinto, quindi allora questo per darci un po' di tono, un po' di speranza, voglio dire, se dovessimo ricalcare questi ultimi risultati è meglio incontrare queste squadre qua. Probabilmente la squadra esce fuori da quella condizione mentale di cui parlavamo prima, che deve vincere a tutti i costi, gioca, voglio dire, più senza l'assillo, perché se perdi hai perso, perché se no allora, a questo punto anche quindi sommato può ritornare addirittura utile questo positivo. A questo punto veramente siamo al paradosso, e poi quanto che si giochi fuori è paradossale, ma c'è che si giochi in trasferta, ma la Salernitana di quest'anno è tutta paradossale, è tutto perché paradossale. In effetti ci ha dimostrato che nei fatti è così, e poi rimane il fatto che gli scontri diretti che hai per fortuna in casa, diciamo per fortuna non li devi steccare. Allora Giovanni dice, buonasera a tutti, speriamo che il Lanciano si salvi e la Salernitana arrivi almeno al quart'ultimo posto per giocarsi lo spareggio. Quasi certamente il Lanciano quest'estate dovrebbe fallire. A quel punto la prima squadra ad essere ripescata sarà la Non ci saranno più ripescati, scusami Marcello se ti ho interrotto. Mi hai bruciato la risposta, però volevo concludere. Ovvio che spero nella salvezza, la Salernitana, lo spareggio, ma se dovesse farcela c'è appunto la speranza, una speranza che purtroppo non possiamo cullare. Ma poi anche stucchevole fare augurare a una società di retrocedere, di fallire, dai. No, io credo che Lanciano abbia creato le condizioni finanziarie per potersi salvare, dal punto di vista proprio economico, perché ha fatto molti giocatori. Un bravo lavoro a gennaio, il direttore Leone. Ecco, quando si dice, no? A gennaio, io mi dispiace di tornare sulla, però a gennaio c'erano le condizioni per poter cambiare tutto. La Salernitana ha messo qualche pezza, non andava messa qualche pezza, andava ripensata la squadra, a cominciare dalla guida tecnica dopo la sconfitta con il Como. E invece non è riuscito a della Lazio, quindi infatti non è riuscito a portare Brafeld. Allora, che ha giocato titolare domenica, che poi ha giocato titolare domenica. E quindi aveva ragione il ragazzo, dice io me la gioco. Vabbè, ha giocato una partita che l'hanno giocato tutte le riserve, che non serviva. Però niente. Dico con 5.000 spettatori. 5.000 spettatori. Vabbè, ma questi dati li lasciamo insomma agli amanti delle statistiche. Dicevo Mauro, il calendario sotto questo aspetto insomma si può interpretare, no? Poi molto dipende dalla qualità tecnica della squadra, dalla capacità di affrontare questi impegni. Potrebbe essere un vantaggio, paradosso, però insomma lo analizziamo. Il fatto di giocare nelle prossime tre partite contro Perugia, insomma gara sempre difficile a Curi per tante ragioni, in casa con il Bari e poi a Novara. Ma è complicato dire che possa essere un vantaggio. Perché se con Lanciano insomma era un'opportunità, l'abbiamo giocata così, e tanto vale la pena giocarsela. Di certo sarà molto complicato, e qui scopro l'acqua calda. Io credo, per ricollegare al discorso che facevamo prima, su cosa possa servire per invertire il trend, io credo che questa squadra deve innanzitutto iniziare a subire meno gol, prendendo due gol a partita. Ma che speranze vogliamo avere di salvare questa squadra?
Cioè, questa è una squadra che è in grado di fare 3 gol a partita per vincere una partita? Assolutamente no. Io credo che questo schieramento tattico, che prevede la presenza di 2 esterni di centrocampo che abbiano gamba, la capacità di fare la doppia fase, sia inadatto, perché la Serenità non ha questi calciatori in organico. Gli unici 2 esterni in organico sono Zito e Navini. Navini ovviamente non è in forma, Zito ha un'autonomia di 50 minuti se va bene. C'è anche quando Gatto, gioca. Mauro, c'è anche Gatto. Beh, Gatto non è adattato, esterno, dai. Gatto è un attaccante. È adattato, non è Gatto un giocatore, si sta adattando, ma è, insomma, al massimo è 4-3-3. Per questo anche Zito è un adattato al ruolo di però, quarto di sinistra del centrocampo. Signori, se la mettiamo così, allora chiudiamo armi e bagagli. Gatto non è... Onestamente, io adesso non mi fate passare dal... Ma chi è più adattato, Gatto o Zito, a quella cosa? Chi è più adattato tra i due? Tutti e due, entrambi. Ma no, io sto dicendo un'altra cosa, Marcello. Che l'atteggiamento tattico, io non rischio di apparire come che se mi stessi contraddicendo, forse l'atteggiamento tattico è l'unica cosa come quadratura del cerchio che è stata trovata, è stato questo 4-4-2. Sì, a proposito degli alibi a cui facevo riferimento all'inizio, se tu ai giocatori cominci a dare anche l'alibi che cambia ogni partita, se ti manca Zito non puoi mettere tu un cadavere. Questo è un altro discorso. Scusa. No, ma attenzione, no, però Marcello, scusami, se non hai Tunca, se non hai Zito non puoi, e non hai Economidis, perché hai prestato anche Economidis a quello, un altro prestato, per carità, non puoi mettere Tuncarà, per carità, ma per esempio potresti mettere Rossi come quarto di sinistra e tieni Franco invece. Perché non lo hai fatto? Perché c'era questa ossessione dell'apparenza di dover dimostrare, di dover giocare, di dover attaccare, e hai giocato con un uomo in meno. E poi è quello che stava dicendo proprio Paolo. No, però pensavo, forse ho capito male, stesse facendo riferimento al fatto che questa squadra non può giocare con questo modulo. Non può giocare, però se gli manca una pedina... gli interpreti. Esatto, se manca una pedina... Cioè, io non vedo un grande equilibrio anche in fase difensiva, anche perché due terzini, lo stesso Ceccarelli ha dimostrato, nell'uno contro uno, non è che sia tutta questa cima, quindi andare secondo me è andato regredendo Ceccarelli, andare a rinforzare la difesa, scusate, con ma le prime due o tre partite un giocatore che non gioca da un anno te le fa da Dio fresco poi paghi. Se a questo ci aggiungi il fatto, vogliamo parlare di tattica, la Salernitana non ha giocato 4-4-2 con Lanciano, ha giocato a un certo punto 4-2-4, e se giochi 4-2-4 che c'hai Ceccarelli che c'ha le stampelle perché è in debito d'ossigeno, e Gatto che è tendente per il discorso che facevamo che va, allora ti ritrovi Di Francesco che c'ha una prateria davanti e va a nozze. A questo mettici la difficoltà oggettiva. Ma io ne facevo un discorso di equilibrio e torno sempre al discorso originale, perché questa squadra subisce troppi gol. È anche vero che sabato è stata sfortunata, perché Lanciano è arrivato 3 volte davanti alla porta e ha fatto 3 gol, quindi onore a loro che sono stati concreti. No, scusami, arrivi 3 volte e fai 3 gol, non sei sfortunato. No, nel senso, sei ciuccio secondo me, no? Nel senso che sono stati fortunati loro, perché hanno avuto una media di iniziativa del 100%. Credo che siano stati bravi, Mauro. Forse siamo stati sfortunati. Infatti, onore a loro che hanno avuto questa grande capacità, perché sono arrivati sotto porta. La difesa tra Di Francesco e Donnarumma è quello che si è visto. Però io credo che qualcosa vada cambiato, anche perché i terzini, Franco a sinistra ogni volta scende, arriva sulla tre quarti, si ferma e regala pallone al portiere, ma sono dettagli che vanno cambiati. L'allenatore deve fare qualcosa. Ci stava anche un discorso di volontà, tu riprendi, torniamo sempre al suo discorso, riprendiamo Minichini, che probabilmente sarà, se non è l'ultima stagione di allenatore, sarà la penultima, ormai è un allenatore anziano, non credo che farà tanta, ma a questo punto cambiare per cambiare, ma metti un giovane, metti una persona motivata, metti un qualcuno che ha bisogno di fare l'impresa per costruirsi una carriera. Menichini c'avrà, non lo so quanti anni c'ha, però non credo che sia... Ma io, al di là del fatto, stai un po' provocando, però l'accetto la provocazione, però il problema di Menichini è proprio lo stato d'animo con il quale ha affrontato questa stagione, questo ritorno a Salerno. Non è anche tanto le capacità tecniche, perché il problema è proprio lo stato d'animo. Le capacità tecniche le ha dimostrato l'anno scorso, insomma, di motivazione. Io ricordo proprio, dopo pochi giorni al suo arrivo a Salerno, incontrai Menichini fuori dai classici canoni della conferenza stampa, eccetera, eccetera, e lui teneva proprio sempre a sottolineare: io non dovevo andare via,
Spezia, c'è questa animosità, questo rancore per quello che era successo, e che credo sia un peccato originale che in qualche modo non si può più correggere, però non si può correggere così, e che ritorna puntualmente, che ritorna puntualmente. Alberto, dal punto di vista, cioè, se la mia era una provocazione, tu a che allora? Se la mia provocazione. No, io dicevo, tu ti facevi la provocazione, cioè, a una certa età non allenerà più. Io tu stai dicendo una persona demotivata. Rispetto di quello che ti sta facendo. Non travisare. Dico, lo stato d'animo con il quale ha approcciato questa avventura a Salerno non era probabilmente con lo stato d'animo del cosiddetto allenatore che si va a giocare la grande carta. Questo no. Io parlavo di motivazione, perché per quanto riguarda la preparazione tecnica di Menichini, poi tutto sommato può essere, perché poi bisogna essere oggettivi nella vita, meno sta simpatico, non è mai stato simpatico l'anno scorso, così. Però stiamo parlando di un allenatore che ha fatto più volte la Serie B, che ha fatto ottimo campionato a Crotone, l'anno scorso comunque, come di riffo di Raffa, ha portato una squadra a fare dei record, cioè, quindi io ne sto parlando in questo caso di motivazione. Poi a me non piace il suo modo di giocare, però non bisogna dimenticare che lui la sua carriera ha fatto bene sempre. Alberto, ora è chiaro che Menichini sta già pensando al prossimo impegno. Secondo te, insomma, è riproponibile questo schieramento, questo 4-4-2 che molto toglie alla squadra, no? Perché io sono d'accordo con Mauro, è una squadra che a volte, insomma, appare un po' troppo sbilanciata, è una squadra che deve salvarsi, per stessa missione di Menichini deve subire pochi gol, e non mi pare che questa squadra si caratterizzi proprio per una squadra che probabilmente nonostante una coppia centrale trovata quasi per caso e a campionato in corso che mi pare ben assortita, parlo di Bernardini e Bagadori. Sì, ma ci sta, non dimentichiamo che noi dovremmo recuperare Schiavi. Sempre due ne giocano, eh? Sì, ma dobbiamo recuperare Schiavi già è di un'altra caratura, il ragazzo è buono in prospettiva, per quello, per l'utilità della sanità probabilmente. Anche se però dopo se è stato così tanto tempo. Lo so, ma c'è, però Alberto dice un uomo di esperienza. Però noi ci dobbiamo affidare, loro coppia Bernardini Schiavi. È una coppia, sì, magari, come dire, però se Schiavi torna, la subito in condizione Schiavi. Va bene, è stato tanto tempo. Però devi ritrovare condizioni. E allora significa che non può giocare più. Dico che questo purtroppo è una squadra che dico questo perché io confido molto nel recupero di Schiavi. C'è un dato di fatto che Schiavi doveva tornare già da un mese. No, da più di un mese. Per dire della condizione atletica. Eugenio, io non parlo. Sulla carta, la coppia è Schiavi Bernardini. Io non parlo. Io non so nemmeno se è in condizione di giocare, ma se noi recuperiamo un giocatore come Schiavi e Bernardini, la coppia è quella. La coppia voglio dire è affidata. È chiaro che lì non è che il 4-4-2 è il modulo che ti dà più equilibrio, non ce n'è da fare. Dici, ma tu lo so, dipende chi metti sulle esterne. Ho capito. Il primo gol loro, quello che ha fatto, tra l'altro. Parliamo qualche volta, la parola culo si deve usare perché sono stati fortunatissimi. Sono stati fortunati, però è il festival degli errori della difesa, cioè a sinistra, a destra, a centro e a. Sì, purtroppo ho sbagliato un po' tutti. Sì. No, purtroppo non possiamo. Se lo rivediamo, rivediamo gli ultimi 5 secondi. È uno squilibrio. Francesco fa un miracolo e purtroppo la squadra non è più in equilibrio in quel momento là. Poi diciamo anche le cose come stanno, perché secondo me il rigore non ci stava. Perché io non lo vedo questo fallo di rigore che. Il rigore senza pallone. Guarda qui come vengo, guarda, come se non ci fosse la difesa. E lui ha sbagliato Bagadori che ha lasciato troppo spazio a Marigongo. L'ultima parte dell'azione. No, Ogier non ha seguito. Ha sbagliato prima di tutto Toncarà. Ogier c'ha una grossa responsabilità perché fa entrare Vastola. Però sai, Ogier ha fatto quel lavoro estenuante. Può anche capitare di perdere per un momento la quando devi correre per due, esatto, il problema è che è chiaro che soprattutto perché anche riferimenti in campo ti devi sfilacciare per forza, perché quando tu hai sprecato tanto nella prima frazione di gioco è chiaro che se tu capitalizzi quello che hai creato il Lanciano non ha ragione proprio di esistere, è chiaro.
non le fa più queste cose qua. Ma perché... ci arriva a fare il gol del 4-1. Esatto. Oh, ecco qua. Allora la squadra è chiaro che chiuso la prima frazione di poi gioco, sono fortunati sono risultati parità. Un gol che era l'unico modo per poter segnare. La pressione bene, è chiaro che ti puoi anche sbilanciare. Però io ditemi quello che volete, io per esempio il recupero di Nalini, io do molta importanza al recupero di Nalini, se sarà? Nalini ti dà pure quel tempo, ma c'è quel tempo. Lo so, però io non vedo Nalini in questo in condizione di poter dare grande, un si tempo, ha messo la gran palla dentro, ma sulla un corsa. Tempo, perché è il giocatore che ti può, come dire, un tempo. E Alberto, però il problema, ribadisco, tu chiedi un tempo a Nalini. Manca il tempo alla Salernitana, cioè, tu... mancano 11 partite, però ha ragione su una cosa, pensiamo, no? Cioè, a Alberto, ma chi Nalini, gioca? 5 senza giorni. Gamba, perché io l'ho visto a Cesena in un contrasto, è stato evidente, quasi impietoso, non ce l'ha, il piede c'è. Però due partite, un assist e mezzo, vabbè, dai, insomma, quello di domenica, di sabato, insomma, per Gatto è stato bravo Gatto, poi allungare l'assist, però insomma la palla messa dentro, almeno la mette dentro, esatto, no? Esatto, però il problema è che io lo vedo in difficoltà Nalini, cioè dal punto di vista fisico, ragazzi, cioè già credo rispetto a quello che abbiamo detto, 20 un miracolo di mezz'ora già sono tanto. Allora intanto però il problema, Alberto dice Schiavi, Nalini, ok, sabato giochiamo a Perugia, io non so, a Perugia, se mi potete fare un rapido aggiornamento. Era 1-0 ancora, so, io ogni tanto prendo il telefonino, facciamo l'iPhone. Sì, va bene. Ma andiamo. Va bene, cioè, andiamo, allora, aggiorniamolo in tempo reale. Aggiorna, vediamo un po'. Se ho pagato la bolletta, vediamo, me l'aggiorna. Al 53esimo decide ancora Perčić. 1-0. Ok, chi gioca sabato? Recupera Zito, rientra dalla squalifica. Oggi Menichini ha provato 4-3-3. Ah, ecco, io dico intanto dal modulo. Cioè, sì. Oggi Menichini ha provato 4-3-3. Io onestamente non credo che faccia. Ma il 4-3-3 con Zito a sinistra, centro-sinistra. Ah, allora, oggi, per la verità, ha fatto un'amichevole con le. Sì, ma cambia poco. Cambia poco. Cioè, 4-3-3 o 4-4-2 con Zito quarta a sinistra, e cambia poco. Cioè, dico, non è che cambia molto. O può cambiare in partita. Beh, bisogna capire qual è la punta che si va a affiancare a Coda, se preferisce mettere Donnarumma. Che no, può, ma soprattutto bisogna capire se Ronaldo, che doveva essere il gioiello di questa campagna acquisti di gennaio, può essere Ronaldo. No. Avete già dimenticato, cioè è stato presentato come un mezzo fenomeno. Oggi ha provato Ronaldo. No, se può essere ancora funzionale a questa squadra, e se eventualmente lo sarà. Solo nel 4-3-3 può giocare, certo. Però Ronaldo. Dovrebbe giocare nel 3-5-2 eventualmente, o comunque 3-5-2, con... Sì. Con un centrocampo a 3 può giocare, sì, a 2 con il 4-4-2 sicuramente no. Non neanche, insomma, a pensarci. E quindi mi dicevi, ha provato Ronaldo playmaker? Ha provato Ronaldo playmaker. Al posto di? No, non al posto di, perché ha provato tutti i giocatori che non hanno ecco, provato. Ma quale potrebbe essere l'orientamento per Perugia? Cioè, una correzione del 4-4-2 più 4-3-3? Io onestamente credo che vada ancora sul 4-4-2 oppure vada sul 3-5-2. Ritorna al 3-5-2, ma non con Pestrin, difensore centrale. Però in questo caso però dovrebbe giocare Tuia da primo minuto. Dovrebbe giocare Tuia e Bagaturi, due difensori centrali. Perché giusto? Dice, beh, scusami, Ceccarelli. E a destra chi gioca? Non recupera, hai ragione, non recupera. Non c'è Colombo, Ceccarelli quinto a destra. No, guarda, primo di destra. Quinto a destra. E con Tuia, Bernardini, sì. Bagadur. È un peccato, perché credo che recuperare un calciatore come Schiavi sarebbe importantissimo. Io ci risulta che clinicamente è guarito. Da 3 settimane alterna lavoro col gruppo al lavoro differenziato. Probabilmente Menichini non lo vede ancora in condizione, e sicuramente sarà così. Ma non mi sembra che si stia facendo qualcosa anche per accelerare questo processo. Che so, magari mandarlo a giocare con la primavera, cercare di fargli acquisire un minimo di dimestichezza in più dopo un infortunio, che comunque è un infortunio grave per un calciatore, quello al Perone. Io credo che, cioè, Schiavi doveva essere, c'era stato presentato e sicuramente lo era, uno dei centrali più forti della categoria, e noi ci stiamo rinunciando anche troppo a quel leggero, a mio avviso. Vabbè, insomma, no, vabbè, ma non è che ci stai rinunciando, lì no, è un problema di condizione. Savino è dimenticatoio, ma non mi sembra che si stia facendo qualcosa per accelerare questo processo di rientro in campo. Ma che vuoi accelerare, Mauro? Se non ovviamente poi ci sono dei limiti oltre i quali non si può andare. Sì, però un attimo, tre settimane, io non dimentico
dimentico. È criticamente guarito. No, io non dimentico quello che era stato detto dopo l'infortunio. A diagnosi effettuata, si disse per dicembre, esatto, Schiavi in campo. No, poi, dicembre forse no. Dopo la sosta. Cioè, subito dopo, a diagnosi effettuata, si calcolarono più o meno i tempi di recupero per una frattura. Vabbè, sulle prognosi, Marcello, dai, credo che Nalini, e fra virgolette l'ho anche elegantemente detto, Nalini l'ho anche detto, sulle prognosi, insomma, non è stata una nota... anche sotto questo aspetto, insomma, bisognerebbe immaginare un percorso. Questo aspetto, questo è fondamentale. Perché noi abbiamo avuto Eusebio per tutto il giorno di andata, abbiamo avuto poco e niente, è andata a Pisa, la prima dichiarazione non ha detto forza Pisa o forza Salernitana, ha detto mi hanno curato male. Questo sicuramente non è stato un gran biglietto. Andiamo in pubblicità, poi subito dopo, anzi se la regia, vabbè, dopo andiamo in pubblicità e poi dopo diamo uno sguardo alla classifica, al prossimo turno, così per mettere insieme un po' di discorsi. Infatti, forse non è stata caricata abbastanza. E allora siamo proprio alle battute conclusive, chiedo a Eugenio Marotta di aggiornarci sul risultato del Santeria che, insomma, manca mezz'ora sempre in vantaggio il Perugia. Dovesse maturare poi la sconfitta del Cagliari, insomma, dopo l'esonero a Vicenza, no? Credo che l'esonero a Vicenza sia ufficiale. Sì, ufficiale, no? Ufficiale. Anche del direttore sportivo Cristallini. Cristallini e Marino a casa, arriva Lerda, insomma. Però su Lerda mi pare non ci sia ancora l'ufficialità. Io avevo letto Lerda, però non so se. Sì, dovrebbe essere lui più accreditato tra i nomi che servono. Non è che poi ci sia tanto. Se ne scende sicuro. Ha già dato la sentenza al Bulba Civico, speriamo di non doverla in qualche modo riprendere e commentarla diversamente. Vediamo intanto il problema. Quindi siamo già a due, no? Como, insomma, manca la terza. Como ha preso fuochi, giusto per però, non mi fate dire, ma però noi pigliando Menichini forse siamo. No, vabbè, dai. scusa, ora faccio una battuta. Hai dato un segnale e ti sei dato una linea. Ho voluto fare una battuta. Non lo so. Ti sei dato una linea, diciamo così, per mancare la trasmissione. Assolutamente. Proprio mi do dei pizzi. Abbiamo lasciato a Marotta e a Mauro il compito di essere un tantino più cattivelli. Ma oggettivamente, insomma, sul pezzo, perché poi un conto è giusto, insomma, tirare e remare nella stessa direzione, un conto è far finta di non vedere niente. Vedevo prima un messaggio, un amico da casa che ci scriveva: ma se la Sedale avesse vinto 3-0 cosa avreste detto? Avremmo gioito e raccontato di una straordinaria vittoria. Cioè, mi rendo conto e andavamo a fare dei calcoli molto più realistici sulle possibilità. Il problema è che la Sedale non ha vinto 3-0 ma ha perso 3-1 in casa contro il Lanciano. Perché, Marcello, questo, fammi rispondere, vincendo 3-0 noi adesso stiamo a discutere su possibilità molto realistiche di salvezza, perché stava in una condizione diretta vicina, e ma soprattutto anche... Marcello, la cosa importante è che possiamo decidere il nostro futuro noi. Non dobbiamo legarci ai risultati di altre squadre, perché io oggi penso, in questo momento sto pensando, ma speriamo che il Cagliari ribalta e vince, perché il Cagliari lo dobbiamo affrontare la penultima giornata, se sta già in Serie A, come speriamo molto tutti bene. Quanti noi, per noi è un bene. Invece io non vorrei fare il calcolo sugli altri, vorrei fare e noi con il vincente con Lanciano potevamo fare il calcolo adesso solo sulle nostre forze, non sulle forze. Senza avere l'angoscia, ecco, delle prossime partite. E di quello che fanno noi. Poi un'altra boiata, consentitemi. Anche perché non ci fa bene mai nessuno. Questa la devo dire, un'altra boiata che ho sentito, insomma, che è rimbalzata dopo questa, purtroppo, questa debacle in casa con il Lanciano, è stata quella che i giocatori avevano sentito troppo la pressione, l'euforia a Piazza Vittorio Veneto, alla stazione, la pezza della stazione. Scusami, sì. Il ritorno da Cesena. Io ho avuto modo di rimarcarlo anche nel servizio. Ma senza voler adesso fare il populista o apparire il buonista della tifoseria, la tifoseria è andata lì e mi è rimasto impresso i cori che dicevano: meritiamo di più, ci dovete credere, conquistiamola. Non mi pare che ci sia stata un'enfasi che erano arrivati gli eroi, era semplicemente un messaggio importante lanciato ad una squadra a dire: signori, qui siamo a Salerno, non abbiamo vinto niente, cioè, ben venga questa exploit di Cesena, però naturalmente bisogna dargli di seguito. Adesso, se poi vogliamo fare il classico atteggiamento dello scaricabarile, il discorso degli alibi che ritorna sempre, e dobbiamo dare gli alibi pure al fatto che i giocatori
hanno l'alibi perché hanno sentito troppo la pressione. Ti sei già espresso la tifoseria, quello che voleva significare l'accoglienza della squadra alla stazione non era un tributo alla vittoria di Cesena oppure un tributo a chissà quale impresa o alla Coppa dei Campioni, era l'amore che una tifoseria, che una mamma dà al figlio nel momento di difficoltà, che se ha sempre preso 4 in pagelle, ha preso 6 una volta, incoraggiarlo per poter prendere un altro 6, era un incoraggiamento che la città, che i tifosi stavano dando, no fammi finire un attimo, stavano dando alla squadra in quel momento, un aiuto, un tributo, non a un'impresa che è il minimo di quello che devono fare. Quindi Marcello, è un atto di amore, non è sicuramente, se loro l'hanno presa come un pensare che hanno fatto il miracolo oppure sono fenomeni, probabilmente hanno sballato completamente. Vabbè. E tant'è vero che, come dicevo Eugenio, lì la prima cosa era è una forza che una volta di più la tifoseria di Salerno, unica in Italia o al mondo, va a cogliere una squadra penultima in classifica, per dare l'incoraggiamento, per dire noi ci siamo, lottiamo insieme, non certo per andare a applaudire per la vittoria di Cesena. Ma molto tutti se lo dicessero, se siamo noi la causa non ci andiamo più, ci mancherebbe altro. Se giocano meglio, noi ci sacrifichiamo pur di raggiungere l'obiettivo, ci sacrifichiamo anche, nemmeno per televisione la vediamo, così non gli facciamo sentire la pressione. Se è questo, ma non è questo sicuramente, poi chi lo dice che questi qua hanno avuto la pressione, chi la deve? No, sta girando, vedi adesso per esempio per evadere un po' no, nell'ambiente sembra quasi che adesso in tempo reale se avesse messo Rossi tutti a dire signori qua stiamo analizzando una sconfitta. Ok, una sconfitta di placco. Stiamo analizzando una sconfitta con Tunkerà che si è guardato la partita. Vediamo cosa ci attende. Perché messo fuori ruolo? Vediamo tutti questi messaggi che partono come se fossimo i disfattisti. Signori, noi prima di essere avvelenati siamo noi, è chiaro. I primi ad essere avvelenati siamo noi. Ci abbiamo fatto l'abitudine. Eravamo disfattisti. Poi per esempio su internet ti dice no, dovete farvi rispettare, non dobbiamo accettare queste dichiarazioni. È chiaro, il calcio è bello anche per questo. Le responsabilità sono ben chiare. Io non voglio essere. Come dire, ma hai mantenuto questo profilo? No, ti dico che dobbiamo stare vicini, per carità ci mancherebbe. Ti sto dicendo, io non voglio essere minaccioso perché non sono nemmeno in grado di poter, però quello che dico, che alla fine, come andrà a finire, se andrà a finire male, sarà male. Se andrà a finire bene, sempre male sarà per qualcuno. È chiaro, sempre male le responsabilità dovranno poi venire. È chiaramente. Vabbè. E la devono finire di fare calcio, di fare calcio a Salerno se lo vogliono fare in questa maniera qua, ma c'è. La devono smettere, perché noi non abbiamo l'orecchino al naso. È chiaro, tutti questi grandi competenti che si credono, direttori, vice direttori, direttori generali, amministratori delegati, il calcio noi lo capiamo. Sappiamo, vi abbiamo fatto fare pure le marachelle, non fa niente. L'importante è che fateci salvare, poi parliamo dopo. Ok, su questo appello di Alberto Pacifico, che suona proprio come insomma una chiosa a questa trasmissione, volevo, se mi permettete, dare uno sguardo alla classifica al prossimo turno, proprio per chiudere in bellezza. Per prepararci mentalmente al prossimo impegno di campionato e di zonalista. Questa è la classifica e non la commentiamo più perché l'abbiamo già più volte commentata. Potrebbe subire ancora una novità con Perugia 43 ad agganciare la zona pre-playoff. C'è una squadra che vince fuori casa, poi perde in casa. Noi è bello, questo è un altro. Quindi facciamo il tifo per il Perugia che vinca a Cagliari. Allora, ci va bene tutto perché riusciamo sempre a tirar fuori il meglio da quello che succede. Vediamo invece il prossimo turno, se la regia ce lo propone. Eccolo qui. Con Entella Spezia, questo derby ligure tra insomma due tra le squadre più in forma del momento, lo Spezia, volevo un attimo ricordare qual era la posizione dello Spezia prima del mercato di gennaio, prima abbia della fatto sulla vittoria. Quando insomma una correzione
sortisce l'effetto desiderato, ecco, lo Spezia è proprio l'esempio. Anche la guida, anche la guida tecnica, Marcello. No, la correzione, cioè il cambio della guida dell'allenatore, poi a gennaio. No, avevo capito prima del mercato di gennaio. No, ho detto, quando una correzione tecnica sortisce l'effetto desiderato, prima di Carlo e poi il mercato. La, Avellino Ternana, Latina Brescia, Modena Como, Novara Bari, Perugia Salernitana, Trapani Livorno, Vicenza Cagliari, Lanciano Cesena, che sta partita molto interessante tra due squadre che a mio avviso giocano bene, perché il Lanciano è una squadra che gioca bene anche se a Salerno l'ha dimostrato a tratti, Pro Vercelli Ascoli, questa partita tra disperate, e Crotone Pescara. Questo è il quadro completo. Insomma, io credo che qualsiasi scorso non potrà prescindere dal risultato della salita da alcuni, quindi evitiamo i com'è, pubblicità. No, io credo che abbiamo esaurito la pubblicità. Dobbiamo soltanto chiudere. Dobbiamo Che si era esaurito. Sì, sì, sei un attimo astratto. Stava pensando. Insomma, il suo arsenal. No, pensavo ci fosse una terza interruzione pubblicità, sarebbe stato insomma un evento molto positivo sotto questo aspetto. Grazie. Potevamo fare un altro. Esatto, ma io non voglio. Poi tu, insomma, ecco, avrai modo, tempo, spazio per poter liberamente sfogare i tuoi pensieri. Grazie Alberto Pacifico, grazie a Mauro Mazzarella. Grazie a voi, saluto a tutti. Al tandem Marotta Crisi. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Noi ci troviamo lunedì sera, sempre in Zona Mista. Da domani invece riparte la striscia quotidiana di Zona Mista News con Eugenio Marotta in studio. Grazie per la cortese attenzione e a risentirci. Collaborazione con Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.